pronta? Si va, o la va o la spacca. Ma lei è pronta a scagazzarsi? Ma sì, ma vada tranquilla, e non allora... ci scagazziamo. E allora io andrei salutando il pubblico che ci segue questa sera o questa Mondovisione. Mattina, non lo so, Mondovisione, sì, non so sì. Quando posterò, però devo far sapere a tutti come nasce questo gameplay. Perché ma lei già sta registrando? Sì, certo. Questi okay. Sono i miei nuovi intro alla cazzo. Ah, perfetto. Ad gazzum, benissimo. Come esatto. Piacciono a me, ad gazzum. Vada. Innanzitutto, vabbè, vi presento ovviamente il grande ospite di questa sera che è Lara. Grandissimo ospite e ospite fisso di questo gioco perché sì, è una sì. Sua idea, lo dica, esatto, si prenda esatto, la colpa. È una mia idea. Sì, è una mia idea e l'ho proprio elaborata. Ho visto questo gioco, ho detto questo è di Len. Infatti, e ha talmente insistito che io non è che sono andata a guardarmi prima, più o meno a informarmi, no? Ho visto che era interessante, ho detto sì, assolutamente. L'ha comprato Doretta, a scatola chiusa. Esatto, Doretta Lara lo compro, no? E poi lo giochiamo insieme. Sì, adesso vediamo. Ho mai deluso quando ti ho consigliato un gioco, no? No, però in questo caso forse mi ha anche un po' fregato, dica la verità. No, questo è un gioco, da quello che ho capito, perché ne so veramente poco, perché non ho voluto spoilerarmi nulla. È un gioco di anomalie, come quelle che tanto mi piacciono e che piacciono anche a lei, perché ho scoperto che anche lei insomma, mi piace stare qui a guardare lei che girella che ho e i miei vedere problemi. se ne capto qualcuna, capito? Captured. Ecco, questo qua sembra unire alle anomalie anche un po' di azione. Perché da quello che ho visto almeno dalla presentazione sembra che insomma ci siano anche alcuni mostri che forse ti inseguono, non lo so, vabbè, vedremo. Sì. Adesso è io bello, starto, ho deciso di tenere la lingua italiana perché comunque mi sembra giusto che si goda il gioco anche lei. E quindi andiamo. Grazie, lei è molto gentile, questa è una cosa normale, no? Sicura? Facciamo sicura, dai. Aspetti, guardiamo, tutte le creature mortali sono rimosse. Se rimuoviamo tutte le creature mortali non vediamo i mostri. E mi rendo conto che potrebbe non essere così divertente. Ah, allora. Le anomalie di tipo oggetto influenzano solo oggetti grandi, mobili e elettrodomestici. Normale ci sono le anomalie... E ci sono anche i mostri, evidentemente, e le anomalie di tipo oggetto riguardano non solo oggetti dice. Grandi, mobili e elettrodomestici. Effettivamente non lo dice, difficile non ci... A parte che è difficile incubo, mi sa che... Forse si sbloccano poi, però. Esatto, perché quindi cioè, ci sconsigliano di cominciare subito, è difficile, vabbè. No, ma non ci pensavamo proprio. No, io le volevo fare la modalità sicura. Anch'io. Se vuole possiamo provare, possiamo sì, perché possiamo provare. Possiamo provarle tutte. Allora, se è un gioco di anomalie, come penso io, non finisce. Nel senso, sì, ad un certo punto ci sarà un finale quando raggiungi un certo numero di anomalie, però puoi continuare fino a che trovi anomalie. E quindi, alla fine, possiamo fare episodi come al solito e provare un po' tutto. Quindi io proverei all'inizio con la modalità sicura e poi normale. E poi proviamo la normale, dai. Ok, vediamo. Io sto giocando così con il mouse. Non entra a gamba tesa, no? Recording. Ok. So this is how my room looks normally. Vabbè. Ok. There, do you see it? Ma? Sì. Vedo. No, si vede bene. It's nothing there when the lights are on. Let me try this. There it is again. Non è che il gatto, no? No, non c'è il gatto. Vedi il gatto lassù. Io speravo, mi scusi, mi lasci sperare. No. È sparita la finestra. Sì. Wait, where's the light switch? Anche l'interruttore, bene. Andiamo bene. Mom? No, sì, mamma. Non ti salverà nessuno, caro.
Oh, ma che bellezza di gioco! Come sono contenta! Sì. Attenzione. Casa la sorella. La sofferenza. Allora, tieni premuto ok per aprire le porte, tieni premuto per zoomare. Zoomare con due M, però abbiate pazienza. Ah. Attiva, disattiva torcia. Ma perché dovrei disattivarla? Va bene. Shift. No, tieni premuto shift per correre. No. Oh, Perché dovresti correre in ma un poi gioco di no, no, ma anomalie? mi scusi, perché lei conosce Alan Wake e conosce anche Sebastian. Sì. Guardi È come corre questo qui, guardi. Questo perché pure è come. Leon, cioè, quelli capelli, mamma mia, No, lascia io perdere. morirò tante di quelle volte. Allora, vediamo. Mamma mia. Ma davvero non si può giocare con il pad? Perché mi Non sentirei. lo so, sai, io non lo so. Questa era la stanza dove eravamo prima, no? Allora, dai un'occhiata veloce in giro per la casa. Qualcosa sembra strano, tutte le finestre e le luci del soffitto sono sparite. Ok? Questa è la casa predefinita. Ah, ok. Qualsiasi cambiamento all'ambiente nei cicli successivi consideralo un'anomalia. Il ciclo attuale non contiene anomalie. Quindi lei stia attenta perché questa è la versione base Ma chi della si casa. Ma ricorda? Ma infatti mi io. scusi, mi Cioè, consenta, ma ma chi mi si ricorda? scusi, ma come fa? Ma qua c'è un brontosauro però. No, no, forse non è un brachio, forse è un brachio, vabbè. Dunque, qua sotto c'è una console del 1902 però. Che epoca siamo? Sì, oh, non lo Va so, non c'ho bene. idea. Ok. Dobbiamo trovare 13 anomalie. Eh sì, 13 Ti saluto, anomalie. Cori. Cthulhu, guardi. Cthulhu, Cthulhu. Qua c'è il poster dei Take That? No, sono solo quattro e quindi non so che gruppo. Forse sono gli 17. Forse sono gli 17. Dunque, qua. Cos'è sta Vabbè, roba? questa stanza Ma è di posso dubbio gusto, abbassarmi? però No, posso non dire? posso. È una stanza, credo, degli anni 90, inizi anni 90, secondo me. Allora, dove devo andare? Da questa parte, immagino, E perché sono arrivata. vadi di là, Sono sì. arrivata di qua. Qua c'è un modellino, candele. I quadri hanno tutti, sono tutti senza faccia, eh. Senza Qua c'è faccia, un ma è altro meglio quadro. perché ci hanno le facce da ca. Hanno tutti delle facce da ca. Lei già odia tutto ciò che vede, dica la verità perché è nervosa. Io? Anche Sì, no. lei non lo vuole Scusi, ma ammettere, questa è vedrà, vedrà. una cucina nella lavanderia? Mi sa di sì, perché effettivamente, ma non c'è una lavatrice però. Mi sa che stira solo Sì, qua ci la stanno, famiglia. guardi che lei è nervosa, Ma no, guardi dove. a Ah, è destra. vero, asciugatrice, lavatrice, è vero, è vero. Ah, che io. Lei deve sapere che in un episodio di House Flipper sono riuscita a dire che c'erano due lavatrici, perché ancora non voglio capire che in America Sì. c'è l'asciugatrice e la lavatrice divise. Ecco, Oh, qua questo è c'è sempre un bagno. la cucina nel bagno. Eh no, questi sono lavandini Ah, normali questi da sono bagno, lavandini però normali, ok. hanno messo anche questi armadietti sopra e non ci sono specchi, che non è normale, vabbè, comunque, Attenzione a d'accordo. Psycho, si ricordi Psycho, Mi fa molta paura questa zona, perché lo so che Scusi un succederà attimo, qualcosa. Di si giri verso la dove? vasca, da bagno. Ok. Stavo guardando le tende. Ok. Mamma mia, come le chiude male le porte, posso Chiudo dire? veramente male. Sto andando dalla parte sbagliata, vero? Sì, Sì, devi ovviamente, come continuare a sempre. destra, vadi, vadi. Come sempre vado dalla parte sbagliata. Ok, la casa è molto vasta, molto molto vasta, quindi io non so che cosa mi ricorderò di quello che sto guardando. Spero che le anomalie siano abbastanza palesi. Cioè, Visibili perché, cioè, voglio dire, sono tante stanze che uno si avete deve già visto i ricordare. problemi che abbiamo con Bring Me? No, vabbè, ma quelle in confronto a questa è una cavolata, posso dire? Infatti. Infatti. Va bene, allora abbiamo visto che appunto le finestre. Ma scusami, allora non ci sono neanche i lampadari, giusto? No, Ok. l'ho detto Quindi. all'inizio. Oh, Oh. ma c'è pure la batteria della torcia. Sì. Attenzione, cerca Sì. le batterie. Mi sa che c'è Come in anche. Outlast, oh no. Guardi che hanno usato lo stesso toro di Bring Me. E il toro, sì, ma che sono gli stessi? No. Non credo, non lo so, non ne ho idea. Gli Cioè, stessi, però, lo io già stesso. ho problemi ad aprire e chiudere le porte. Se ci inseguono. Porca vacca. Questo è messo proprio apposta per fate
Sembra che c'è qualcuno dietro. Mamma mia, io veramente, io più che dare un'occhiata così sulla porta non farò. E quindi o le anomalie sono lì o ciao, ciaone proprio. Oh, guarda la cucina quanto è bella. Ma è di là? Vabbè, passiamo prima da qua. Guardiamo prima guardiamo la cucina. La cucina, la sala da pranzo. Va quanta roba qua sulle mensole. Guarda che bella cucina, dai. Famose una bella carbonara, che dici? Una biretta. Porca miseria. Anche pastaglia e olio. Anche aglio, olio e peperoncino però. Esatto. Dai, tanta roba. Ok, d'accordo. Qui c'è una bella cosa aperta. Mamma mia, se porte. Un po' okay, tipo come in Alan Wake, no? Che esatto. In Alan Wake quando aprono le porte proprio le spintonano. È vero. Proprio. Alan, cioè, entrano con irruenza. Nella spallata. Anche Sebastian c'ha lo stesso vizio. Va bene, io... Ah, che? Questo è l'orologio, no? Perché già mi stavo mettendo ansia da sola per i rumori. Guardi i giubbottini che si tengono per mano. Perfetto, va bene. Qua chiudiamo, direi che abbiamo finito. E quindi adesso, ecco. Ecco la prima anomalia. Allora, abbiamo guardala. Completato il primo ciclo. Esatto, questa è un'anomalia, quindi zoomiamo. Ok. Utilizza questo per catturarla. E poi Sezione, si devi, e... devi selezionare eh? Ah, è l'anomalia. Devi selezionare il tipo di anomalia, oggetto, qualsiasi elettronico. Direi qualsiasi oggetto spostato, mancante o extra nell'ambiente conta come un'anomalia di oggetto. Sarà questa? Sì. Perché? Sì. Allora, elettronico, oggetto. Dispositivo elettronico che sembra funzionare. Come che sembra funzionare? Conta vabbè. Come un'anomalia elettronica. No, ma non è, in questo caso non è. No, no, però dico, cosa vuol dire che sembra funzionare? Cioè la televisione accesa, tipo? Boh. Oh, tipo, sì. Illuminazione, luce dal soffitto, lampada. Ah, ok, luci inspiegabili, quindi, ok. Acqua, qualsiasi presenza di acqua. Conta come un'anomalia d'acqua, va bene. Se la porta di una stanza è completamente assente, viene considerata un'anomalia di stanza. Io manco mi ricordo quante stanze ci sono, figurati un po'. Se una stanza è stata completamente trasformata, conta come un'anomalia di stanza deformata. Va bene. Allora io direi oggetto. Okay. Perfetto, questo è stato selezionato, quindi dobbiamo andare avanti. Mm-hmm. E ce l'ha già anomalie. Ce l'ha già selezionata. Sì. Ah, quindi ci sì, dice sì, se sì. L'anomalia una è giusta. Di 13. Bene, molto mm-hmm. bene. Ok, vediamo qua cosa tutte c'è le anomalie rimarranno fino a quando non uscirai dal loop. Ah, non se è un loop, è una spirale. Quindi se ne dimentichi una, secondo me ti fa ricominciare da capo. Porca vediamo. Vacca, che cosa ho sentito? Non lo so, ho sentito che un cos'è? Rumore. Sei stata tu, hai fatto un rumore, hai mosso il tuo microfono. Io mi sono cagata addosso già adesso. Mannaggia, io non vedo niente. Esagerazione, qua. Ma io boh. Si sta scaricando la batteria, io consigliere di un... Ma che non è vero, ho perso solo una tacca. Ebbene, una tacca è per sempre. Oh, porca vacca! E lo ti ha detto. Eh sì. No, non mi sono perso, sono in casa mia. Vaffanculo. Oh, mamma, se individui un'anomalia devi trovarti nella stessa stanza. Ma vaffanculo. Ma questo è lo sviluppatore, lei. Mi sa di sì. Parla. Ha anche deformata la sua voce. Vai nella stanza rossa, che dovrebbe esatto. essere il ghiabicesso. Esatto, e mi sa che questa è un'anomalia di luce, perché questa luce non c'era un tempo. Quindi, non mi ricordo più, cosa devo fare? Ok, poi scansoniamo, e poi E questa è illuminazione, ok? Esatto. Due, perfetto. Due. E come tolgo sta roba? Non me la premi... devo solo uscire dalla stanza. Ok. Perfetto. Poi benissimo. La scansione per le anomalie consuma la batteria e ce ne siamo accorti. Guarda in giro per la casa per nuove batterie. Le batterie e le entità non contano come anomalie, meno male. Allora. Guarda, mi sa che l'ho già viste, Stanno sulla scrivania. Ah, sì, giusto. Quelle? Queste come si prendono? Ah, così. Ok. Oh, sembravano i Duracell. E infatti lo sono, mi sa. Ah, ok. Cioè, nel senso, il colore è quello. Ok, va bene. Vediamo quanto... Io non le chiudo le porte, non me ne frega niente. Perché è troppo difficile chiudere le porte. Qua? Cosa c'è di bello? In questa stanza ci siamo venuti prima?
Eh sì, è la stanza da ma letto, ricordo. Neanch'io. Ah, ricordo. Ma non mi ricordo niente di sta stanza, quindi potrebbe esserci un'anomalia grossa come una casa e io non la vedo. Per esempio non ho visto quei panni lì prima, io. Manco io. Se sono evidenti uno se ne accorge, ma se non sono evidenti è un po' difficile. Il contatore ANOM mostra la quantità di anomalie catturate, ok? C'eravamo arrivati. Per fuggire il tuo contatore deve raggiungere 13 anomalie. Ogni ciclo quindi può non puoi avere... scappare. No. Fino a 3 anomalie, fino a 4 nella difficoltà incubo. Ok, quindi possiamo trovarne fino a 3, ma non è detto. Magari ne troviamo anche solo 2 o una. Però un'anomalia almeno ci dovrebbe sempre essere. Queste cose sul frigo. Va bene, io qua non vedo niente. Cioè, non vedo mobili per aria, non vedo Notate nulla. La calma di Len, molto rilassata. Ma rilassata assolutamente no, però quello c'è un crocifisso lì che non manca mai. Qua nella sala c'è qualcosa? A me non sembra. Ah, io non vedo niente di diverso. Speriamo di non perdere già i nostri progressi, dai. A meno che non è proprio evidente, io non vedo niente. Ce li lascia, quindi ci abbiamo azzeccato. L'uscita da un ciclo conferma le anomalie catturate. Mancare o selezionare incorrettamente un'anomalia reimposterà il tuo contatore ANOM dopo l'ingresso in un nuovo ciclo. Quindi sì, giusto, ecco. Ti fa tornare a zero. Ok, questo adesso è a posto. Perfetto. Questo non me lo ricordo, non ne ho la più pallida idea. Vediamo qua dentro cosa può essere. Sì, ma apriti però. Madonna, se porte. Io qua non vedo niente, me ne vado subito. Ecco io. Di qua. Qua sono appesi. Non so che tipo di anomalie possono essere. Perché quelle di prima erano belle evidenti, eh. Hai capito? E non so se sono tutte così. Vediamo. Gabicezzo. Qua. Questa è bella evidente. È cambiata evidente. La doccia. Porca bella. Miseria. Ci piacciono queste anomalie. Questa tra l'altro è bella pure come doccia, preferisco quella di prima. È meno allora, oggetto questo sarà. Cos'è? Giusto. Spostato, mancante o extra? Sì, extra, in suo caso. Sì, dai. Ok. Diamocene. Sono 3. Oh, guarda, c'era una porta e adesso non c'è più. Quindi si può trovare più di un'anomalia. Sì, fino a 3 e 4 nella. Bene, molto molto bene. Senza mancante. Oggetto mancante. Esatto. Ah, senza mancante, sì. Ok. Attenta che qui ci sono le batterie. Ah, dentro. Torno qui. Indietro? Ah, no, dove? No, indietro. Oh, meno male che le hai viste tu. Dove sono? Oh, già. Eccole. Bravissimo. Meno male. Ok, qua. Bah, se sono tutte così le anomalie, io direi che le becchiamo subito. Capito, nel senso, se sono tutte così evidenti. Questa qua è una stanza normale. Non easy, proprio. Esatto. Qua pure. Non mi faccia prendere coccoloni, per favore. Il forno era di un altro colore qua, vabbè, non lo so, se non lo posso sapere perché non ho guardato. Guardi lì. Guardi qua. Ah, questo è un classico. Questa me l'aspettavo anche in Bring Me, invece non è mai successo. Allora, questo è un oggetto spostato, direi. Sì, è spostato. Spostato. Sì. Okay. Spostato perché messo a capovolto. Aspetta, torna sempre lì dove sta il crocifisso. Crocifisso? E cos'è quella cosa? Che è questa cosa, questa sbarra qua sotto? Che è? Questa è la mensola che è caduta. Ah, ok. E okay. Lì ci sono delle immagini, delle foto. Mm-hmm. Ok, vediamo qua se c'è altro. Pensavo che fossero due in una, capito? E così vicine sarebbe infame, perché poi come fai a scansionarle divise? Io direi che abbiamo finito, speriamo, dai, 5, dai, lasciaci 5, sì, yes, adesso comunque cominciano i problemi seri, perché ovviamente adesso, aiuto, attenzione, ma c'era un lag? È un pochino, sì.
Ha tirato un Cicillo, la... no, Eh sì, c'era. non c'era questo, C'era, eh? no, no. Questo me lo ricordo. Oggetto. Ok. Sta laggando un pochino, sì. Non so perché. Che cos'hai da Se si laggare? abbassano gli FPS. Il gioco. Qui non mi pare che ci sia niente. No, infatti, anche secondo me. E non riesco a uscire di culo. Ah, ok. Qua? Sì, ma non Questo è il puoi fare gabicesso. così, però, perché è rischioso. Così non mi fai capire. Ma quello c'era lì? Io non me lo Non ricordo. mi ricordo. Non mi ricordo. No, qui però mi pare tutto com'era. È quel coso lì che non mi ricordo se c'era. Non me lo ricordo. Porca miseria, vabbè, vediamo, anche sta pianta non mi ricordo se c'era. Ci sono delle batterie Vediamo se qua, ci sono le no? batterie. No, direi che non ci sono. Veramente scomodo Controlla andare in sempre sui giro. mobili, eh. Sì? Le batterie, Sì, anche dico. per le batterie, sì. Qua? Allora, lì c'è un'altra volta la luce Sì, ho accesa, visto te che c'è la lo luce, adesso... devo anche riflettere su quel mobile lì. Queste, beh, ma le luci come le... vabbè, facciamo così. Poi così, che dovrebbe scansionare. Ok. E poi ed è l'illuminazione. Ok. Però non mi fido tanto per il bagno. Sa che nel bagno Ma quel te mobiletto non la c'era. Sì, selezionate? queste luci sì. È che lui te le seleziona, poi però se non sono giuste te lo dice solo quando esci dal loop. E lì sei già fregato, perché quando esci dal loop Dovrebbe ti... Sì, avvicinarsi un po' di più ai mobili per le batterie, però, perché a volte non si è vedono. vero. Qua non vedo nulla. Lei che Ok. dice, ci arrischiamo così o dice che... Ma sì, ma rischiatela. Ma Andiamo, dai. Dai. sì, al massimo ricominciamo da capo e chi se ne frega. Infatti. 7. Ma non ho Stai sbagliato migliorando. niente, non ho sbagliato No. niente fino adesso, per come sto migliorando. Stai migliorando. Allora, qua il triciclo non c'è più. C'è un demone in questa casa, attenzione. Mi sa. Con la vocina che ha. Attenzione, Oh, mamma mia. Io attenzione. veramente. Guardi che roba che è qua. Ma guardi, guardi. Come la Figata definisco questa pazzesca. anomalia? Come la definisco? Stanza che non c'è sta. No, è una stanza deformata, dai. È sì, completamente. deformata, vai. Sì. Mamma mia. Ma tu dimmi, cosa le è venuto? Ah, c'era il mobiletto, veramente. C'era, c'era. Ok, cosa le è venuto in mente? Poi me lo Ok. spiega. A me? Sì. Ah, questo è un gioco fantastico, mi sì. scusi, eh. Ok, io batterie non ne vedo. Qua non vedo neanche anomalie. La pianta c'era, sì, mi pare di sì. Quindi andrei. Mamma mia, la stanza quella lì è terribile. Ok, penso che anche qui non ci sia niente. Ma io sento rumore di passi e non mi piace questa cosa. Si guardi le spalle, attenzione. Ma oh Ci potrebbe mamma. essere attenzione, attenzione, anomalia luci. Vabbè, Ma porca miseria, alla faccia. però sono semplici queste Sì, anomalie, no? effettivamente fino adesso sì. E Dai, voglio vedere che l'illuminazione. succede quando arriviamo a 13. Mamma mia, già, cioè se ce le conta che sono 9, siamo lì lì per cominciare una tragedia. Eh sì, sono veramente 9. Quindi ci siamo. Cioè, se il gioco deve farci del male, chiaramente siamo agli ultimi Attenzione a questo giri. quadro anche a destra. Ok,
quale? O qua manca il letto. Quella manca il letto, sì, sì, assolutamente. Oggetto mancante. Ha sentito? No. Ha sentito? No. Ma lei ha sentito qualcosa? Sentito che non qualcosa. Mi sta dicendo? C'ho l'ansia, eh? Già c'ho l'ansia. No, qua non c'è niente, dai, non può essere. Due stanze vicine, no. Non è possibile. Questo è il bagno. Tutto è possibile. Attenzione, guardi a destra, subito a destra. Dove? Ci sono le batterie? Basso, in basso, mi pare che ci stanno due gabicessi, esatto. Sì, sì, brava, bravissima. Me ne sarei andata senza guardare. Oggetto. Non abbiamo ancora trovato niente su acqua e quant'altro. Ne mancano due. Guardi anche in alto. Ma le batterie stiamo per finire, quello è il problema. Io non trovo più batterie in giro. Non le ho neanche cercate, però porca miseria, se finiamo, cioè se rimaniamo senza luce, ciao. Ma ciao davvero. Batterie, per favore, datemi batterie. Aiuto. Vari Outlast, ecco, guardi qui sui mobili perché ci vorrebbero essere qua. Mi costringono a entrare nelle stanze, io non voglio entrare nelle per forza. Stanze. No, qua non ci sono batterie di nessun genere. Vediamo qua dentro, in cucina, dai ragazzi, su, ho bisogno delle batterie. Qui ci dovrebbero essere, eh? Niente, niente, niente di niente. Niente. E tra l'altro neanche niente. Un'anomalia, credo. Io anomalie qua non ne vedo. No. No. Ok, qua è tutto a posto, sembra. Batterie, per favore, aiuto. Non ci sono batterie da nessuna parte. Niente, niente batterie. Ah, ok. Di qua nemmeno. E anomalie? Niente. Ma davvero? Non vedo anomalie. Può darsi pure che capita. Mi sa che ce n'erano solo due. Sì, purtroppo sì. Così. Ok, sì, sì. Vediamo. 11, sì, 11, ok, perfetto. Lascia. Perfetto, il problema è che le batterie qua non le troviamo. Guardi bene anche i quadri, quando passa qua. Sì. Oh no! Oh! Ci pensavo che era qualcuno che ci sta una volta. No, no. Niente batterie. Niente batterie. Tra un po' rimaniamo senza luce. Addio. Quel mobiletto c'è stato, sì. Boh, non lo so se c'è sempre stato quel mobiletto. I quadri mi sembrano a posto. Cioè, non so se nota, ma sto cercando di andare il più velocemente possibile perché l'idea di rimanere vedo. Senza batterie mi la terrorizza. Ecco. Mi inquieta moltissimo. Bagno. Niente nel bagno, neanche le batterie. Dai ragazzi, le batterie. Ma non è possibile. Dentro la vasca e batterie, no? Non c'è niente da nessuna parte, no, neanche dentro la vasca, ma dai. Damose. Due anomalie, no? Dall'altra parte sta sbagliando. C'hai ragione. Attenzione, okay, anomalia luce, piace. Dai. E ce ne manca una, attenzione. Illuminazione. Perfetto. Batterie? Batterie? Sì. Prendile. Oh, meno male. Ok. Quindi stanno sempre negli stessi posti, ricordiamoci. Dice? Sì. Perché già c'era già stato. Stavano là. Ok. E niente. Qui? Non mi pare che ci sia niente di evidente. Se sono tutte così evidenti. Sì, infatti, non penso. Oh, ok, questo si è messo a funzionare. Elettronica. Esatto. Ok. E la tredicesima. Signori, sì. L'abbiamo fatta. Vediamo se è vero. Hai raggiunto il numero richiesto di anomalie. Esci dal loop per scappare. No, sì, che voglio scappare. Aiuto. Oh, wow. Ma lei in questo senso. Ma lei mi vuole dire che abbiamo finito questo gioco? Sì. È la prossima volta, allora lo proviamo a normale.
Eh sì, eh. Hai capito che carino? Vediamo che succede adesso, però, eh. Ah, entra in un'altra porta. Ma cambia casa? Boh, può essere. Effettivamente. Anche perché se giochi che poi sblocchi altro, sì. Ma che figata sto gioco, dai. È divertente. Sei capito? No, vabbè, abbiamo finito già Cured. Gigi per noi, anzi per Len che ha giocato. Sono molto felice di averlo fatto e comunque c'è da dire che mi rincuora il fatto che l'abbiamo finito facile. Hai capito? Quindi cioè meno male che almeno facile le cose le finisco. La prossima volta. Sono molto grata per la mia ragazza, la mia famiglia, i miei amici, la mia comunità su YouTube. Ma dai, ma che bravo. È lo sviluppatore, l'ha fatto una persona sola. Molto molto bravo, carino, inquietante, semplice anche come da gestire, diciamo. Io ovviamente ho fatto un po' di fatica con i comandi perché non mi piace usare la tastiera per scappare, se devo scappare, però in questo caso non ho dovuto farlo. Proverei anche a mettere, poi magari ci provo a vedere se magari si può anche giocare col pad, non credo. Però prova. Dovresti vedere nelle opzioni a comandi, ti dovrebbe dire. No, perché avevo guardato, esatto, nei controlli e vedevo solo, esatto, la possibilità, vedi, di... No, infatti. Ci sono soltanto alterna zucca. Ah, già che c'è stata la cosa di Halloween. Ah, la zucca che era? Non l'hai fatta, però. No, alterna zucca. Vabbè, tanto ci Vabbè, giochiamo ancora, volta che... sì, infatti, assolutamente. Che giochiamo, magari è normale, proviamo. Assolutamente, e magari proviamo anche questo. Va bene, io ringrazio lei per la compagnia, ovviamente, anche per Ma il grazie consiglio. A lei per l'ospitata. Grazie. Tantissimo, mi sono divertito un sacco. Lo sapevo. Niente, ci sentiamo al prossimo gameplay. Ciao! Ciao!